Sono Elisa Blanc, questa è Ussò, uno dei borghi più belli d'Italia. Sono titolare della Placette, che è diventato un albergo diffuso dopo l'intervento del GAL. L'albergo diffuso si compone di 7 unità, 4 camere più i 3 appartamenti. La parte di ristorante è stata la parte da cui è nato tutto, quindi è nata la trattoria stessa nel 1976. Facciamo una cucina tradizionale con piatti tipici del luogo, chilometro zero. Abbiamo anche una piccola azienda agricola da cui ricaviamo i prodotti principali che sono la patata, piccoli ortaggi che nascono in montagna, ecco. È stato cercato il finanziamento del GAL per fare in modo che la Placette continuasse nella generazione futura, che sarei io, perché è cominciata con i miei genitori parecchi anni fa. Ora loro sono a fine carriera, se vogliamo dire così, e quindi per continuare avevo bisogno di ampliare l'offerta. Il finanziamento del GAL mi ha finanziato la ristrutturazione di questa casetta, quindi sono state ricavate 4 camere matrimoniali con bagno privato e una zona benessere che è stata ricavata nella zona della vecchia stalla. La zona benessere offre una vasca idromassaggio a 6 posti, una sauna finlandese e una doccia emozionale con il bagno turco. Tutta la ristrutturazione della casa è stata fatta grazie a piccoli artigiani locali. Abbiamo ristrutturato mantenendo tutto quello che era possibile di legno originario della casetta stessa. Con l'aiuto del GAL abbiamo ampliato il volume della clientela, direi. Quindi magari chi era venuto solo negli anni a mangiare perché era solo trattoria, ha scoperto anche le 4 camere, quindi magari si è fatto un paio di giorni di soggiorno, è andato a visitare il Forte di Fenestrelle piuttosto che una visita qua nel Borgo Alpino, nei borghi limitrofi che comunque offrono delle passeggiate, dei trekking, natura, anche d'inverno, quindi ciaspolate, insomma ci sono molte cose da fare.